Fra i giocatori palermitani che hanno vestito la maglia rosa-nero, tutti ricordano Tanino Troia. Nato nel quartiere Resuttana, attaccante di razza massiccio, Tanino era amato dai tifosi perché non era solo un giocatore, ma sembrava avere sposato i colori rosa-nero come una fede. E lo dimostrerà con i fatti. Aveva cominciato nella Faldese, così chiamata perché giocava alle falde del Monte Pellegrino, il promontorio che sovrasta Palermo e che Goethe definì il più bello del mondo. Tanino era palermitano fino in fondo e fu solo quando venne acquistato dai rosanero che si sentì un calciatore appagato. I suoi gol facevano impazzire lo stadio perché i tifosi vedevano in lui un pezzo di loro stessi, una estensione del loro orgoglio palermitano. Ma non tutti i gol sono uguali. Alcuni rimangono nell'immaginario collettivo e non si dimenticano più. Per Tanino Troia fu quello segnato al Cagliari il 14 dicembre 1969. La gente ancora si ricorda, no, di questo benedetto gol. Da premettere una cosa che allora lo stadio era stracolmo, guarda, era veramente, la gente era trabocchevole e non c'entravano più di 40.000 persone allo stadio. Se tu pensi che ci sono perlomeno, guarda, 200.000 persone che mi dicono che erano presenti a quella partita, il che ti viene da ridere, perché c'è gente che questo gol ha raccontato ai figli, ai nipoti, ai parenti tutti, no? Il Cagliari era la più bella squadra che io quel periodo seguivo, perché aveva dei grandi giocatori e soprattutto aveva dei miei amici. Il Cagliari era una squadra fortissima, con giocatori del calibro del portiere Albertosi, il libero Cera e rombo di tuono Gigi Riva. Quell'anno avrebbe vinto lo scudetto. Durante il campionato solo due squadre riuscirono a batterla, l'Inter e il Palermo alla favorita. I rosanero, ultimi in classifica, giocarono una partita eccezionale, riuscendo a neutralizzare il Cagliari e creando varie occasioni da gol. Ma si dovette aspettare sino al 40° per vedere il tuffo di testa che nessuno potrà più dimenticare. Ecco, vai, eri in anticipo su di me. Cioè, lui correva verso la porta e io, aspettando il cross di Pellizzaro, che pensavo fosse un po' più alto, no, mi sono un po' fermato. Quindi lui doveva arrivarci prima di me sul pallone. Ma l'unico modo per anticiparlo era non tuffarmi di testa, e così è stato. Dopo qualche anno Tanino Troia venne ceduto al Napoli e poi si trasferì al Bari, ma il suo cuore rimase per sempre rosa-nero. Quando il suo vecchio allenatore Di Bella lo convinse a trasferirsi al Catania, Tanino non riuscì a giocare il sentitissimo derby col Palermo. Era troppo per lui. Si fece sostituire all'andata al Cibali e si rifiutò di entrare in campo alla favorita contro la squadra del suo vecchio cuore rosanero. E a questo punto io, d'accordo con Di Bella, mi sono rifiutato di giocare alla favorita. E automaticamente non me la sentivo di giocare alla favorita contro il Palermo e mi sono rifiutato di giocare. Grazie di tutto, Tanino. Cuore rosanero.